Salve a tutti e bentornati in un altro video. Come state? Io un pochino stanca, comunque questi tempi un po' incerti a me non è che fanno proprio benissimo, vabbè, non voglio perdermi in troppe chiacchiere. Allora, come potete vincere dal titolo, questa volta farò un video che non filmo da tanto tempo, ovvero il What's in my bag. Cosa c'è nella mia borsa? What's in my purse? Una volta forse l'avrò filmato all'inizio che ho aperto il canale. Comunque vi linko un po' a destra e a manca i vecchi video per vedere un po' come l'ho girato allora e come fare la differenza magari di come sarà adesso. Questa la chiamerò, diciamo, una Summer Edition perché comunque vi farò vedere la mia nuova borsa estiva, che è questa qua. Non so che colore la vediate, ma è un rosa al salmone, albicocca per la precisione, con questo manico intrecciato con il dorato. E anche qui riprende i lacci dello stesso colore e scende tipo frangia, quindi qui non so se, ok, sì, ecco qua, si vede alla cerniera. Io preferisco le borse con la cerniera, le trovo più pratiche. Questa l'ho acquistata da Schizzetto e mi è arrivata proprio questa mattina. Schizzetto comunque è un negozio vicino casa che però fa anche spedizioni e consegne. Casomai, se ricordo, vi metto anche il link alla loro pagina Instagram e Facebook giù nell'info box, così magari se volete andate a vedere un po' i loro articoli, visto che comunque sono molto molto carini e hanno dei prezzi veramente contenuti. Ma passiamo avanti. Allora, se volete sapere, però il prezzo della borsa è 15 euro. Questa qui è morbida comunque, ve la faccio vedere, è morbida e poi all'interno, faccio vedere, all'interno sembra simil camoscio, non so se riuscite a vedere. Ecco, allora, cominciamo subito. Allora, la borsa, come potete vedere, è molto molto capiente ed ha all'interno questa cerniera, questa tasca con la cerniera che diciamo è utile per chi vuole tenere le cose più importanti più a portata di mano. Allora, per quanto mi riguarda, nella borsa che cosa ho? Allora, ho quest'altra borsa, quest'altra shopper che uso quando vado al supermercato, in modo tale da non usare i sacchetti che mi danno le commesse al supermercato alla cassa, e quindi cerco di usare in questo modo meno plastica. Ma al di là del fatto del riciclo, comunque dell'usare meno plastica, a parte il fatto ambientale, comunque quelle buste non servono una beata. Perché comunque, essendo biodegradabili, essendo di materiali biodegradabili, quindi molto molto sottili, se fate una spesa un pochino più grande, basta comunque un mezzo prodotto in più e si rompe. Quindi, e magari perdete tutta la spesa per strada, e non mi sembra proprio il caso. Io ho questa qua, sembra piccolina ma ci entra abbastanza roba. Poi nel beauty case, questo beauty case, se vi ricordate, mi è uscito nel kit che ho ricevuto per il mio compleanno, vi indico il video qui, un kit, se non mi sbaglio, che era di Clinians, con latte detergente, gel detergente e crema viso, e qui dentro ci metto i fazzoletti, il kit salvezza, diciamo, per lavarsi fuori. Ho questo qui di Licia e normalmente ho anche lo stick labbra. Uso sempre questo qua dell'Herpes Sun. E normalmente ho anche mini deodorante, mini bagno schiuma nel caso io stia tutto il giorno fuori casa e potermi dare una rinfrescata, dato che comunque ora, dal periodo particolare, il massimo
del mio stare fuori casa, il tempo di andare al supermercato, tutt'al più, o comunque magari prendere la ricetta dal medico, così quindi non ho ricaricato il beauty case in questo caso. Se quindi ho fatto la stessa cosa per lo spazzolino da denti, perché normalmente porto anche dentifricio e spazzolino, ma ora come ora, stando così poco fuori casa, i denti me li lavo a casa. Poi, salviettine umidificate. Queste qui sono di Lulu, le trovo al Despar. È un pacco da 72 pezzi. Profumano, avete presente come le creme Johnson per neonati? Esattamente così, non vi so spiegare, forse è più corretto dire un profumo talcato. Ha anche degli estratti di argan, come potete vedere. Ok. Poi ho il gel disinfettante alla Cristiano Malgioglio. Il gel disinfettante per le mani, questo qui è mezzo litro. L'ho acquistato, vabbè, inizio pandemia, e l'ho pagato comunque molto poco. Pur essendo mezzo litro, l'ho pagato molto poco, forse 3 euro, non di più. Comunque, ragazze, veramente molto, molto valido. Anche se non è la più conosciuta, a Mukina. È ottimo, tant'è che ho visto molti molti negozianti usare questo qua per i loro negozi. Poi, chiaramente, ultima cosa, ma non per ordine di importanza, il portafogli, perché comunque al supermercato non posso pagare con le noccioline. Questo qui, se vi ricordate, l'ho acquistato 2 anni fa. Vi metto il video haul di quando l'ho acquistato, e veramente per pochi euro, veramente l'ho pagato circa 2 euro, e mi trovo bene, sinceramente. Ho avuto portafogli anche di marche più buone, però sinceramente hanno fatto tutti la stessa fine. È tutto, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche così da non perdere nessun altro video. Mi raccomando, la campanellina per attivare tutte le notifiche. Aggiungetemi sui social, Instagram e Facebook, i link sono qui sotto e ve li metto pure sovraimpressione da qualche parte. Che dire, io vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video. Per la cronaca, mi è tornata voglia di girare questo video perché ho visto una ragazza che seguo, che si chiama Teresa, che saluto, ciao Teresa, che l'ha pubblicato proprio un paio di giorni fa, e mi è venuta quest'idea, insomma. Vabbè, di nuovo, vi saluto di nuovo. Ciao.